Ora, il giornalismo economico italiano attuale sembra a me forse più preparato tecnicamente rispetto al tempo di Carlo, e quindi colpisce ancora di più, almeno colpisce me, che sia appiattito sull'aggressione russa all'Ucraina. Lo dico con molta franchezza. Tutto, quasi tutto, si fa discendere da lì, dalla guerra, anche in economia. Un esempio, il principale. Il problema economico primario è l'inflazione. È ricomparsa dopo 30 anni. La guerra è venuta dopo. Ha aggiunto speculazione, autarchia, protezionismo, sanzioni, spese militari, strozzature, incertezze. Insomma, ha aggiunto quello che chiamiamo shock d'offerta aggregata, che minaccia ulteriore inflazione, ma anche recessione. Ma l'inflazione precede la guerra. È sorta l'inflazione negli Stati Uniti d'America, provocata dal governo degli Stati Uniti d'America, perché di fronte a una nazione lacerata, con la stessa democrazia scossa, fino all'assalto al Palazzo di Merlo, l'amministrazione Biden ha risposto avvolgendo in politica estera il problema interno. Soprattutto ha risposto con una spesa pubblica folle, trilioni di dollari, finanziati da una banca centrale. Io ho fatto questo mestiere per una vita e non mi freno dal dirlo, una banca centrale schiacciata sull'esecutivo, non indipendente più. In un anno l'eccesso di domanda globale, l'eccesso di moneta in un'economia che era già in rimbalzo dal 2020 ed era già avviata alla piena occupazione, hanno innalzato l'inflazione americana dall'1% circa all'8%, amici, in febbraio, cioè ben prima della guerra. Per contagio, dato che l'economia americana resta pur sempre grossa, 16% del PIL mondiale, per contagio la trasmessa internazionale. In Europa la nostra banca centrale, ahimè, non si è opposta. Lungo un intero anno, e sempre a febbraio, i prezzi sono saliti anche in Europa e in Italia del 6% rispetto a un anno prima. Sono stati quindi erosi del 6% i valori italiani dei salari, delle pensioni, del piccolo risparmio, insomma gli averi dei lavoratori, a favore dei profitti, perché essendo l'inflazione da domanda e non da costi fino a febbraio, salari fermi, prezzi in aumento, profitti accresciuti. Ora i media, almeno questa è la mia impressione, insomma, non analizzano a sufficienza questo aspetto, non lo denunciano, e il nostro governo, insomma, non riduce del 6% il prelievo fiscale sugli averi dei lavoratori e dei pensionati, a valere sulla imposizione dei maggiori profitti. Fa il nostro governo, mi dispiace molto dirlo, insomma, davvero, fa demagogia con qualche miliardo di ristoro delle bollette del gas e della luce, ma gas e luce sono solo una delle voci nel rialzo del costo della vita, che ha bruciato redditi per decine di miliardi. Si ripete, è la guerra. Non è vero, fino a tutto febbraio.